Mi sa che stasera niente Nio, se finisci io risveglio, almeno provo a finirlo. Ci provo. Adesso abbiamo rilasciato 7 bestie che girano. Simpaticissimo, eh. Basta. Basta venirmi addosso così. Sono al centro medico. Sei arrivato all'area comunicazione? Ci sono, ma è tardi. Apollo si è ristabilito dopo lo svuotamento del reattore e ha bloccato le comunicazioni esterne. Dannazione. E perché mi hai mandato qui? Piano B, Ripley. Prima di andarmene, il sistema ha rilevato una nave in avvicinamento a Sevastopol. Credo sia la Nisidora. Marlowe è riuscito a inviare il codice per il richiamo automatico quando le comunicazioni erano aperte. Dobbiamo raggiungerla. Sta attraccando. No, ma sta stazionando qui vicino. Vai alla zona delle ambulanze. Gli shuttle sono per le distanze corte, ma andranno bene. Ok. Prima cosa che gira, ovvio. Ovvio che abbiamo qualcosa che gira adesso. L'alieno non è la sola minaccia sulla stazione. Dai, penso sia l'ultimo shuttle, porcaccia, l'ultima missione. Sul mio terminale, Marlo ha già preso uno degli shuttle. Mi ricordo questa stanza, ho imprecato tanto per cercare di uscire. Sembra che il controllo del sistema sia andato bene. Alcuni condotti devono essere ancora deviati, ma continuano a dirmi che non c'è molto da fare finché lo stromo non è attaccato. Parker sta mettendo insieme i documenti, ma so che Ripley gli farà una bella ramanzina riguardo l'unità di carico secondaria. Io ne resterò fuori. Ma lanciafiamme addosso.
Vattene. Si fa il cambio, no? È mio, questo è mio. Sposta via l'android se lo prendi, mi prende. Mamma mia. Ce la faccio via. Tutta la strada. L'ho trovata. Poi... Merda, il sintonizzatore non è abbastanza potente. Ma non c'è riuscito. Deve esserci un altro modo. Dai, per piacere, non puoi far così. Ha lanciato il fuoco in faccia, non gliene frega niente, dai. Non vuoi andare? Non se ne va, Che cazzo. Riccardo, mi senti? Molto poco. Ripri, ti stai allontanando troppo. Il collegamento non reggerà per molto. Stiamo facendo... Sono sull'Enesidora. Fuori Sevastopol. Marlowe e Foster si sono svegliati per primi. Lei non ha un bel aspetto. Io e Mix stiamo per salire su uno shuttle verso la stazione. Vabbè, questo violerà le procedure di quarantena, giusto? È la nave di Marlowe. E lei e sua moglie. La situazione si è scaldata e Mix ha avuto la peggio. Quindi non so, magari i medici le daranno il via libera e tutto tornerà alla normalità. Ma se ci scoprono appena saliamo a bordo, sapete che io non c'entro niente. Marlo non ci paga abbastanza per questo tipo di cose. Quindi Marlo.
Ok, easy, easy. Questo era easy. Riccardo, mi serve. Ho riattivato il circuito di base della Nesidora. I portelli dovrebbero aprirsi e speriamo torni la luce. Ancora nessuna traccia di Marlo. Iniziamo a vedere la luce alla fine del tunnel. Ehi, qui. Passati siamo riusciti a benvenuta sulla Nesidora. Marlo. Dove sei, Marlo? Grazie per avermi aiutato la tua vesti. Mi hai ricordato quella scatola nera. Appartiene a un veicolo chiamato della Wayland Yutani. Significa che ci sarà una ricompensa. Poi Marlo ha avuto un'idea ancora migliore. Estrapolare il percorso della scatola nera e cercare di trovare il nostro uomo. Per fortuna abbiamo individuato un segnale di emergenza e ora lo stiamo seguendo. È sbaglio. Ci siamo, me lo sento. Ha sempre detto che si sarebbe comportato bene con me. Penso a sto posto. Questo non mi piace proprio per niente, eh? Perché sento rumori pure sulla Nesidora? Sento rumori. Si è portato un alieno anche qua dentro. No, ci sono i bestiolini anche qua. Ci sono i bestiolini anche i piccoletti qua. Bene se nessuno viene a conoscenza. Cioè, nel senso, non toccate quella bestia. Ma se c'era un piccoletto, cosa faceva uno di quei piccoletti qua? Ma c'è uno di quei piccoletti lì per terra, scusa.
fatto aggiuntivo. Messaggio personale. Questo è per mia figlia. Ciao Amanda. Questo messaggio è per te, tesoro mio. Spero che riceverai questo messaggio un giorno. Sono nei guai. La mia nave... C'è stato un incidente, amore. Abbiamo trovato una creatura aliena. Era molto pericolosa. L'unico modo per fermarla era distruggere la nave. Sto bene. Sono in una scialuppa molto lontana. Dovevamo distruggere la nave. Dovevamo distruggere il Nostromo. Non potevamo rischiare di portare quella bestia con noi. Dovevo proteggerti. Non preoccuparti. Non preoccuparti per me. Ci vediamo molto presto. Ti voglio bene, bambina mia. Sì, quanti anni sono passati da... dall'incidente? Cosa è andato storto? Effettivamente, nel senso, ascoltatemi, perché fate così? Fermo, fermo, Marlo. Marlo, per favore. Sai quello che ha fatto tua madre? Aveva capito, se fosse stata qui mi avrebbe aiutato. E secondo te avrebbe permesso alla compagnia di rintracciare quella bestia? Nessuno deve sapere. Ci sono delle persone ancora vive sulla stazione. Marlo, Foster non è viva, era mia moglie. Io non vorrei toccare quelle robe là, elettriche. Dai, con calma. Con calma, eh. Con calma, eh. Guarda il cosino. Clicchiamo di qua, di là. Vai. Sì. Thank you.
Villa. Via, 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 no, 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 non sono morto contro l'alieno. Non ci voglio crepare contro una un'esplosione della nave. Caccia la miseriaccia, che brutta cosa. Cavolo, con tutte queste esplosioni. Caspita, sono finito qua. Caspita, sono finito cadendo.